Giorno unico del mondo, giorno senza tramonto. Così chiamavano la Pasqua gli antichi, un nuovo inizio, non per una nuova vita, ma per una vita nuova. Tutto accade molto presto, al mattino, quando il mondo ancora dorme, nel segreto. Come Betlemme nella nascita, così nella risurrezione, nella città della pace. Tutto innescato da una corsa, una scintilla. Tanto è veloce la corsa, tanto grande è l'amore. Non ha paura lei, Maria di Magdala, che è donna, a sfidare la notte, nel cielo e nel suo cuore. Tante ne aveva attraversate di notti. Hanno paura invece gli uomini, più lenti e impacciati, quando la terra avverte le doglie della vita. Lei non ha paura, perché gli apparteneva. Dove era lui, era anche il cuore di lei. Perciò non aveva paura. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Maria ancora non lo sa, ma altre pietre dovranno essere rotolate via. Quella del sepolcro di Gesù è la prima di una lunga fila. Altri macigni dovranno essere fatti esplodere. Altri sepolcri verranno spalancati, altri cuori liberati. Ciò che i suoi occhi vedono, una pietra arrotolata e un'assenza, sono l'inizio della salvezza che comincia a correre con i suoi piedi. Voce di donna che a fatica sarà creduta. Impaurita e leggera, un sibilo, ma con l'ardore e la forza di chi ha visto e non dimenticherà più. Una donna e apostola degli apostoli. Ora gli occhi di Maria sono riflessi negli occhi di Pietro e del discepolo amato. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». La corsa si moltiplica. In questo giorno nulla è fermo e tutto si risveglia nel risveglio del Figlio. Corrono tutti. Maria, che con la sua preoccupazione per la scomparsa dell'amico, ne annuncia inconsapevole la risurrezione. Corre Pietro, con il rimorso per aver rinnegato il Signore per 3 volte. Corre Giovanni, con l'orecchio ancora fisso sul battito di quel cuore che stava per donarsi al mondo. Ciascuno arriva al sepolcro con il suo fardello. Tu verso dove stai correndo? Qual è la tua meta? Chi sono i tuoi compagni in questa corsa? Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Tutti cercano il Signore, l'amico, ma non c'è. Non si vede, solo un sepolcro vuoto. Tutti lo cerchiamo, anche oggi, quando le cose girano bene, ma soprattutto male. La prima luce dell'alba ti invita a svegliarti, a cercare il Signore, ma in modo nuovo, perché Lui è nuovo, è risorto. Non tra le cose impolverate, non tra i ferri vecchi e le cose morte, perché Lui è vivo e ti vuole vivo. Cercalo tra i viventi, perché Lui è il vivente. Cercalo ancora. Lo troverai nell'amore, dove c'è risurrezione e vita. Corri anche tu a perdifiato, dal tuo sepolcro al mondo. È pieno di gioia, oggi, con Maria, Pietro, Giovanni, la Chiesa tutta,
canta il tuo, loro e nostro ed eterno Alleluia. E partirono senza indugio. Buona Pasqua, cari amici.